programma a cura del nostro Don Mauro Pallini, come tutti i mercoledì. Ancora una volta buongiorno, caro Don. Ecco a voi, carissimi, buongiorno. Mi confesso dinanzi a tanta vostra maestria, perché oggi devo dire che mi sono alzato questa mattina e ho detto: radio, guarda, te lo stavi radio dimenticando. È mercoledì, perché sono sono preso dalla festa della collina del fine settimana, della riapertura di Stella Maris il 2 di luglio. Mamma mia. E quindi pertanto ho tante cose per la mente. Ieri ho concluso gli esami al Tognolo, quindi madre mia, fiducia mia. Allora mi sono attenuto proprio al calendario sine glossa, nel senso, oggi è 26, ho aperto il calendario. Che santo è oggi? Beh, San José María Escrivá. Beh, lo dovevo, anche perché è il fondatore dell'Opus Dei. Io ho studiato a Roma nella facoltà della Santa Croce, tenuta proprio dall'Opus Dei, e dove ho studiato teologia liturgica, quindi non potevo fare nient'altro oggi che parlarvi di San José María Escrivá. Oh, oh, molto molto bene. Chi era San José María? San José María Escrivá è nato a Barbastro in Spagna il 9 gennaio del 1902, e c'è da dire che quando aveva 16 anni ha visto delle orme sulla neve lasciate da dei carmelitani che erano scalzi. Cioè, a 16 anni, quando lui ha visto questa cosa, è cominciato in lui un moto di ricerca interiore di quello che avrebbe potuto fare nel futuro e di che cosa avrebbe potuto fare per il Signore e per il mondo. Ecco allora che poi ha intrapreso il cammino sacerdotale, è diventato sacerdote, però il suo cammino di ricerca era ancora in movimento. Tant'è vero, ebbe una visione il 2 di ottobre del 1928, che dopo la messa Don José María risalì nella sua cameretta e a un certo punto rimise un po' a posto i suoi appunti e roba varia, e a un certo punto, mentre faceva ordine, ebbe una grande folgorazione nel suo cuore. In pratica aveva il desiderio che ogni nazione, che ogni persona laica soprattutto, e questo diventa importante, siamo nel 1900, quindi il movimento laicale all'interno della Chiesa non era molto riconosciuto, non è che aveva molto spazio. Lui aveva il desiderio di formare i laici cristianamente, e quindi pertanto ha fatto sì che poi, arrivando a Roma nel 1946, incontrando anche Papa Pacelli Pio XII, aveva il desiderio che questa opera, questo Opus Dei, opera di Dio che aveva nel suo cuore, potesse prendere anche un riconoscimento pontificio. San José aveva studiato anche il diritto, e pertanto il Papa gli disse che non era possibile in quel frangente anche dare dei riconoscimenti, perché nel diritto canonico questo non era contemplato. Poi passarono 10 anni perché tutto questo si poté realizzare, e ha dato avvio a una grande opera sparsa in tutto il mondo, dove si sono anche accodati quelli che sono un cammino di formazione per i sacerdoti, quindi ragazzi che poi fanno un cammino appunto di preparazione al sacerdozio, che possono accedere all'ordine sacro. Tanto è vero, nella scuola dove studiavo io, alla Santa Croce, c'erano tanti sacerdoti che avevano fatto il loro percorso di studi, che si mettevano a servizio di questa opera, e c'era un movimento laicale, c'è tuttora, di partecipazione a quello che è l'apporto che si può dare al mondo. Tant'è vero, c'è un famosissimo anche ospedale a Roma, tenuto appunto dall'opera dell'Opus Dei, che dà assistenza anche per delle malattie particolari, abbastanza rare. Quindi ecco perché un piccolo, quello che mi piace proprio sottolineare, come bisogna dare spazio anche alle aspirazioni del cuore, cioè ciò che noi vediamo, come può essere stato per José María, quelle semplici orme scalze in inverno sulla neve, una dicotomia, proprio un ossimoro si potrebbe dire. Bene, quello ha suscitato in lui una ricerca e ha dato avvio a una grande opera, che adesso ne troviamo anche benefici per tutto quello che di buono si riesce a fare. San José ha lasciato questo mondo, ciò vuol dire che è morto, il 26 di giugno del 1975. È stato proclamato ecco santo da Giovanni Paolo II il 6 ottobre del 2002. 300.000 fedeli erano presenti in Piazza San Pietro anche per questo evento. Quindi diamo spazio a quello che abbiamo nel cuore, cerchiamo di sprigionare sempre di più ciò che c'è di bello e di buono e le intuizioni che abbiamo, perché mettendole un po'
con tanta, come l'incubatrice, no, che fa covare le uova per far uscire i pulcini, così anche noi coviamo un po' queste idee, perché sicuramente se sono buone fioriranno e daranno anche tanta gioia anche agli altre persone che ne possono beneficiare, ovviamente. Beh, è un bellissimo, bellissimo messaggio di insomma, di, come dici tu, sprigionare tutto quello che abbiamo dentro. Tanti di noi hanno paura di esprimere le proprie emozioni, figuriamoci insomma riuscire a esternarle al mondo e a tutti. Quindi veramente bello. Sì, del bene non dobbiamo avere vergogna, del male invece ci dobbiamo un po' inorridire. Vero, verissimo. E poi la puntata cade proprio a fagiolo, quella di Din Don, quella di oggi, perché stiamo parlando in questa puntata di umiltà. Umiltà che delle volte, soprattutto al giorno d'oggi, che si cerca sempre di ostentare, viene spesso e volentieri a mancare. Sì, 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 sì. L'umiltà è un grande dono che, se ce l'avessimo un po' in abbondanza, ecco, riusciremmo anche a stimarci reciprocamente, non a farci le scarpe. Vero, bello. Va bene, grazie mille, sì, Din Don. Sì. Don. Don Mauro. Ci vediamo, caro Don Mauro, settimana prossima, sempre di mercoledì. Goodbye, ciao ciao.